stata inaugurata la presenza di un folto gruppo Franciacorta in Bianco, giunto alla sua 21esima edizione. La manifestazione La Tiro Casearia più importante del Nord Italia ha ospitato grandi personalità del settore e proseguirà fino a domenica sera. Vorrei dire proprio che questa 21esima edizione ha dato una svolta a tutto quello, non per dire che gli altri anni non fosse bella così, però vediamo che anno per anno cerchiamo sempre di svecchiarla, chiamiamo proprio svecchiarla, perché effettivamente la stagionatura dei formaggi va bene, ma la stagionatura nostra eventualmente, se riusciamo a svecchiare, è sempre un'ottima cosa. Quest'anno poi è una bellissima cosa vedere la gente all'inaugurazione, che era veramente tanta, e in più questa novità dei bimbi chef che se poi magari andate alla postazione potete ammirare veramente questi piccoli cuochi già a cimentarsi con le mani in pasta per sfornare un qualcosa di buono, poi da abbinarlo ai veri formaggi. 18:30 invece avremo questo concorso con queste due sorelle Macci, che tra l'altro devo svelarvi, farò parte anch'io della giuria, e dunque non vedo l'ora veramente di assaggiare tutte queste leccornie che in due mesi hanno voluto partecipare veramente in tanti, e pertanto per me questa qui veramente è un'ottima novità. Beh, diciamo che Franciacorta in Bianco è sempre un punto di riferimento, anche perché va a chiudere la stagione per quanto riguarda le produzioni soprattutto di montagna, delle malghe, ma soprattutto ci dà la possibilità di esaltare quella che è la qualità dei prodotti agroalimentari italiani, partendo dal lattiero caseario, e soprattutto esaltando quello che è il lavoro che viene fatto dalle imprese agricole, che grazie al loro lavoro possiamo parlare anche di grande qualità negli ambienti, nei territori in cui viviamo, che vengono mantenuti proprio dagli stessi agricoltori. Nello stesso tempo Franciacorta in Bianco, come dicevamo, punto di riferimento per esaltare quello che fa l'agricoltura italiana, quello che sono i prodotti agroalimentari italiani, che sono punto di riferimento a livello mondiale per qualità ma anche per sicurezza. La situazione per quanto riguarda le imprese agricole bresciane e lombarde vede la possibilità di uno spiraglio diverso rispetto alla fine del 2015, primi del 2016, ma con un lavoro che deve essere fatto e concretizzato in termini di crescita, per far sì che le stesse imprese agricole in modo associato possano arrivare alla trasformazione e alla commercializzazione della loro materia prima, quindi del latte, direttamente in formaggi, per poi andare a vendere in giro per il mondo. E partendo da Franciacorta in Bianco ci sentiamo di lanciare per il 2017. Ma è stato un anno importante perché si sono visti alcuni spiragli di luce. La produzione a livello continentale si sta equilibrando, si sta riducendo in alcune zone, quindi spazio per i paesi vocati come l'Italia. Però adesso è il momento dove bisogna riequilibrare il valore aggiunto che va all'industria e quello che va all'allevatore. L'allevatore ancora non sente il beneficio di questo cambio di rotta, di questo cambio di prezzo anche all'origine. Io sono speranzoso, sono bei segnali, e soprattutto sono segnali che dicono che non siamo più per il prodotto commodity, ma ogni prodotto deve puntare alla qualità, e la qualità vuol dire i formaggi che poi assaggiamo qui a Franciacorta in Bianco. Per cui lunga vita ai formaggi, lunga vita a Franciacorta in Bianco. Ma il modo curioso per riscoprirlo è considerare il formaggio un piatto unico al posto del secondo, e quindi una volta alla settimana godere della ruota dei formaggi con i suoi abbinamenti, e non ha controindicazioni. Io sfido qualunque dietologo a dirmi se nell'economia di 14 pasti non ce ne può essere uno a tutto formaggio, che è una gran bella esperienza. Poi c'è una tendenza a valorizzare da parte dei consumatori i formaggi di capra, che rispondono anche alle esigenze di alcuni intolleranti, e qui anche a Franciacorta in Bianco, in provincia di Brescia, abbiamo degli ottimi esempi.